Giornata importantissima, credo, per Felonica, per la provincia e per la regione, perché dopo 20 anni ci riprendiamo il nostro palazzo e lo consegniamo questa mattina ai nostri cittadini. Ma credo che il punto d'onore per noi, come dicevo prima, per tutti i partner che hanno contribuito alla realizzazione di questo intervento importante, sia il Museo della Seconda Guerra Mondiale del Fiume Po, che si trova al primo piano ed è veramente un fiore all'occhiello per tutti noi. Al momento sarà a Sala Civica e veramente vorrei che fosse aperto tutti i giorni per tutti i cittadini di Felonica. Poi sarà biblioteca, sarà centro di aggregazione, valuteremo le necessità in base alle richieste. Conoscendo molto bene il percorso di questi ultimi anni per arrivare a recuperare questo edificio, questo immobile e soprattutto questo patrimonio monumentale del nostro territorio, devo dire che oggi è una grande giornata per la provincia, ma per tutta la comunità dell'Oltrepò Mantovano e per Felonica naturalmente. Qui c'è una lunga progettazione condivisa con i comuni, la ricerca di opportunità sui fondi europei, sulla creazione dei distretti culturali, di finanziamenti ricercati sui bandi regionali, e quindi un grande lavoro di anni che ha portato a questa realizzazione e quindi anche la capacità del territorio, che ha saputo darsi un percorso di anni ma che poi porta a questi importanti risultati. Un momento importantissimo per noi, per la nostra sede definitiva, prestigiosissima, e tanta contentezza preceduta da tanto lavoro però. Grazie a un gruppo di volontari molto affiatato, grazie al sacrificio e anche e soprattutto alle famiglie che ci hanno accompagnato. All'interno del museo sono conservati tutti i reperti provenienti dai nostri territori, abbandonati sugli argini dapprima dai tedeschi e successivamente rimasti in zona dopo il passaggio degli anglo-americani. Un lavoro molto lungo che ovviamente è portato dalla sede precedente, però ovviamente aumentando i metri quadri abbiamo aumentato notevolmente anche il materiale e soprattutto l'allestimento ancora più prestigioso. Io invito tutti a visitare il Museo della Seconda Guerra Mondiale del Fiume Po in quanto testimonianza e ricordo di un evento importantissimo che sicuramente ha segnato la nostra società.